No, volevo, ricordando le statistiche di 40 minuti, volevo dare soltanto un occhio al discorso di palle recuperate, perse, rimbalzi, perché avevamo avuto una partenza da quel punto di vista poco aggressiva. Noi, probabilmente, ho detto talmente tante volte alla mia squadra che anche Cremona sarebbe partita forte, ma avrebbe cercato di fare questo per ostacolare la nostra partenza, o è una squadra che comunque impatta bene come noi, che forse ha spostato tanto l'attenzione su loro l'impatto, non lo so, però noi non siamo stati, non abbiamo avuto l'energia giusta inizialmente, anche se siamo stati lì, non abbiamo mai mollato, abbiamo trovato delle giocate, siamo andati a giocare i mismatch, per alla fine siamo riusciti a tenere il primo tempo a livello di punteggio, o comunque di numeri, o comunque di tira, anche dalla nostra parte. La partita era perlomeno equilibrata, però in energia non tanto, nel senso che Cremona stava giocando con più presenza. E la cosa che dovevamo fare, che abbiamo fatto, anche se non ci ha portato la vittoria subito nei 40 minuti, era giocare in 5. Noi stavamo aspettando loro e poi difendevamo, bisognava aggredire di più, cosa che piano piano abbiamo fatto nel terzo quarto, ma anche con gli altri non volano mai, e che fosse una partita così c'era da aspettarsi. Dopo che ti dico, quando arriviamo, c'era un supplementare fa parte della partita, siamo andati molto bene a cercare Pascolo e Vince nel posto basso, abbiamo cercato di isolare più possibile il loro gioco di squadra, anche se Ace ci ha fatto veramente male, perché anche se ha isolato un po' e ha giocato lui, a parte che all'interno del sistema, quindi è un diverso giocare, però ha fatto canestro anche tante volte. Il nostro errore, ma in una partita così si vince e si perde tante volte una partita, il nostro errore è stato quello alla fine del tempo regolamentare di non aggredire quel pick and roll, cioè potevamo fare sia fallo che raddoppiare, avevamo detto un paio di robe, invece c'è stata una bomba veloce, rapida, e lì abbiamo pagato, come forse abbiamo pagato anche nel recupero del secondo supplementare, un paio di rimbalzi offensivi di Cremona, soprattutto quello di Ferguson davanti a me dopo due rimbalzi che ha recuperato la palla, e c'è stata la bomba di Ace dall'altra parte, me la ricordo benissimo, perché se ci muoviamo bene prendiamo un rimbalzo su più 5, poteva essere uno step. E poi l'altra cosa che mi viene in mente così a caldo, perché siamo tutti stanchi, ma sono stati qua tutti da sotto, Keaton, Grant, Josh, Owens, Davide Pascolo e Spanghero hanno sbagliato da sotto quattro tiri, ora, immagino che gli altri abbiano da dire le loro, però sono quei più 5, più 4, più 5 che in un'economia, una partita come questa, fa la differenza. Faccio un passo indietro, grande partita, con due squadre che si affrontano in un momento in cui è scritto che lotteranno tutti i minuti che ci sono, è scritto che giocheranno una bella partita, è scritto che sarà combattuta, leale, bella, e succede, perché secondo me è successo, al di là delle cose più o meno che ci sono piaciute a me, a Cesare, insomma, comunque nell'analisi della partita. No? Ha senso parlare di due squadre che giocano per la salvezza dopo queste sette giornate e dopo questa partita? Sì, perché citando un allenatore molto esperto di Cremona, bisogna fare legna e portarla a casa. Perché ci sono squadre che comunque verranno fuori nel tempo, ci sono squadre che si stanno aggiustando e hanno ottimi roster, il campionato è molto lungo e secondo me in questo momento non avere i piedi ben saldi su quello che è l'obiettivo, ma avere differenti pensieri cambia l'identità di una squadra, il modo di stare in campo, è presto. Perché secondo me è un errore, ecco, proprio un errore, è una cosa che rovina il lavoro fatto quando si parte con
con una certa mentalità che si trasmette alle squadre, poi perché si va bene o perché ci si dice che si va bene, quindi lo lascio dire anche a voi, però onestamente abbiamo giocato così proprio perché abbiamo sentito tutti fortemente noi e loro che era importante in ottica salvezza questa partita, come altre, ma tra di noi, tra due squadre che partono. Poi io posso analizzare anche il roster della Vanoli e veramente si è chiuso benissimo, si è chiuso bene perché così ha dato un'esperienza con Vitali, un'anima italiana ancora più forte e già c'era, e gli americani sono ottimamente come si dice, incastrati nell'ambiente, tra di loro e nell'ambiente, si vede, insomma, si giocano insieme, è una questione proprio di linguaggio del corpo, di modo di stare in campo, quindi non si può non dire qualcosa sulla squadra avversaria dopo 55 minuti. 55. Dal punto di vista fisico non c'è nessuno che ha sofferto il minutaggio, a tuo parere? No, sai cosa? Che io alla fine, avendo avuto due volte la possibilità di chiudere, non sono andato nel finale di rotazione per chiudere la partita, quando mi è costato, ci è costato un punto fallo di Snanza, però la palla in mano per vincere, non è che c'ho la sfera di Cristo, cioè voglio giocare la partita. Però non abbiamo accusato, cioè nel senso anche loro hanno avuto minutaggi alti, ci siamo mossi, poi c'è stato quel minuto in più che siamo riusciti a far respirare Josh Owens e un attimo Mitchell, loro hanno fatto con Vitali per esempio e con Miami, che ha fatto veramente un'ottima partita perché si è fatto sempre trovare pronto, è stata una bella spina nel fianco. Però sai, dopo quando vai punto a punto è un conto, quando riapri il supplementare lì devi andare in rotazione, ci siamo andati per quello che potevamo, però nel momento in cui abbiamo preso una volta i 5 punti, una volta i 4 punti, vuoi fare la difesa per chiudere la partita. E quindi quando ha chiamato per due time out, credo alla fine dei tempi regolamentari, si è un po' mangiato le mani dopo che... Sì, no, nel senso che il secondo... Noi, cioè, mi è capitato di farlo spesso e la, insomma, avendo lavorato con questi giocatori per tanto tempo, hanno visto anche un'idea che abbiamo, che facciamo anche in allenamento, cioè io ho guardato la sistemazione degli altri, conosco le rimesse, non volevo quella, ho chiamato time out e Cremona l'ha fatta un po' diversa, ma quella era, e io l'ho richiamato, però ho pagato forse perché anche se avevo solo 3 secondi, però potevo rimettere da metà campo. Alla fine l'ho ottenuto quello che volevo, perché ha giocato un'altra soluzione e l'abbiamo buttato dentro Ace senza blocchi e pick and roll, e magari buttandolo dentro si può stoppare, può sbagliare il tiro, però mi ha fatto fallo e quindi è andato in punta. Però insomma, ecco, uno era, non c'era dietro un discorso di rottura di gioco o quant'altro, era solo la mia idea di dire ok, guardo bene come sono messi e provo a cambiare la loro sistemazione. Tornassi indietro il secondo non ne chiamerei, ma per usarlo io, anche se poi ho ottenuto quello che volevo. Sì. Una domanda semplicemente dell'ordine organizzativo, perché è la prima volta che sono qua, assoluto della nazionale, la prima volta che sono qua di squadra di club. Perché a Trento basta mettere una mela con un bollino per inventare qualcosa che in altre piazze non si riesce a inventare, a diventare, a pensare, a valorizzare? La mia domanda, fatta lei e poi la prima domanda. Guardi, noi la mela è arrivata adesso. È una cosa positiva, eh? Ah, molto positiva, ma abbiamo fatto tanta fatica. Se sapete, non basta tanto, no? Cioè, non basta, non basta, cioè basta poco. Insomma, se sapesse la storia del club per arrivare a Mela, non è nato prima la Mela, è nata prima la storia, la fatica, il sudore, i conti, dopo è arrivata la Mela. Che è un bel traguardo. Ma siamo strafelici anche perché è giusto che una mela così importante, un bollino così importante venga quando le cose sono importanti, però è nata dopo la mela. Ed è bellissimo perché questo tipo di aziende, questo tipo di situazioni partecipano in maniera coinvolta,
sono coinvolte, si coinvolgono, ci credono, ci danno, non è un ci voglio essere, ci sto anch'io, te la lascio cadere da lato, proprio un coinvolgimento. Però se la fa il direttore commerciale, al general manager, questa domanda sono camicie che sono andate via sudate. Sì, mettere sì, da uno che viene da fuori, mettere una mela a Roma o Milano, cosa significa? Questa però è del 3D, nasce qui. Però credo che probabilmente è un pochino più difficile per la tipologia di realtà e probabilmente è un pochino più difficile. Però se le varie mele si innamorassero così tanto di questo sport fantastico, magari, anche se vedo che insomma Milano stanno male. Se c'è la voce della generale domanda, però credo che è nato l'amore per questo nostro progetto, per questo nostro cammino, per questo nostro programma, tra l'altro in uno sport che piace, che ha appassionato e sul quale sono rimasti tutti, del quale sono rimasti coinvolti, di adrenalina, di passione, di coinvolgimento. Non è gente che vive solo la domenica la partita in tribuna, ma vive tutta la settimana, e secondo me questo coinvolgimento porta anche a far sì che, come l'ambiente fa bene a un giocatore, migliora un giocatore, anche l'ambiente fa partecipare attivamente queste aziende importanti. La mela con la M maiuscola, questa mela per fare il frutto ci vuole, esatto, per l'albero, prima ci vuole sera Sergio Enrico, se volete anche il cantante, ho dato il titolo Sergio Enrico. No, la mia era una assolutamente no ma penso che io sono entrato con una territorialità, è stato un qualcosa che è anche un lavoro che abbiamo fatto. Adesso io uso il nome, era che fosse buona, no ma poi hai visto anche il titolo del culo, sì ma poi hai visto anche la Dolomiti Energia che ci sponsorizza, il Trentin Grano, cioè comunque anche il Trentino e la popolazione trentina vive della territorialità, usa la territorialità, consuma la territorialità, per cui c'è un interscambio. E sai perché lo sottolineo? Perché tante volte la sponsorizzazione, l'aiuto, il coinvolgimento molto spesso è fine a se stesso, ci si spera, ci si augura che ogni volta ci sia. Io penso che sia stato coltivato molto bene il terreno e ci auguriamo, speriamo che questi rapporti durino. È giusto anche che certi marchi probabilmente arrivino quando il prodotto è di elevata qualità, come i loro marchi. Credo sia anche una valutazione aziendale giusta, se posso permettermi, come magari un giocatore di un certo livello arriva perché un club è pronto a riceverlo, ci ha giocato, è stato bene, è stato trattato bene, eccetera.